ricerca della Fondazione Basso ha una caratteristica che le fa una delle più importanti ricerche in campo mediatico, perché dimostra attraverso le cifre e le schede che riguardano i principali paesi del mondo come il problema non soltanto della concentrazione mediatica, ma anche il problema che è stato già citato della presenza di grandi gruppi internazionali, i quali spesso perseguono interessi che nulla hanno a che fare, almeno a prima vista, con l'informazione, ma riguardano le spese militari, il possesso dei principali beni comuni o altri aspetti fondamentali della vita sociale, fanno sì che il problema della libertà di informazione, che nella Costituzione italiana è considerata una delle libertà fondamentali, non si può più assolutamente realizzare. Bisogna dire una cosa: rispetto all'anno che è passato dalla pubblicazione di questa ricerca, si potrebbe dire che è venuto a compimento un altro degli aspetti che qui era stato soltanto indicato in forma generale, cioè la fine della carta stampata. Proprio nelle scorse settimane è stata data notizia che un numero assai alto di quotidiani negli Stati Uniti ha dovuto chiudere, e uno dei maggiori giornali americani, cioè il New York Times, fa già un'edizione informatica che è più grande e più curata di quella cartacea. Quindi siamo dal punto di vista della storia della stampa, dei giornali, in una situazione di tramonto decisivo e molto rapido. D'altra parte, questo tramonto decisivo e molto rapido è stato in qualche modo anticipato dalla diffusione e dal successo in tutto l'Occidente dei quotidiani gratuiti, che avevano una conseguenza immediata di cui i lettori forse non si rendevano conto. Se si fa un giornale gratuito, il giornale può vivere soltanto se gli inserzionisti pubblicitari danno abbastanza inserzioni ai giornali. E dunque quelli che contano di più non sono i lettori, ma sono i produttori di pubblicità. Ma tornando al tema principale, noi siamo in una condizione in cui ci sono molte varietà, ma l'andamento e le tendenze sono le medesime. E questo si va dagli Stati Uniti all'America Latina, all'Europa, all'Asia e così via. D'altra parte, alcuni di questi gruppi mediatici sono presenti in più continenti, per esempio Marco. Quindi sono in grado di influire su teatri molto differenti tra loro. Poi abbiamo dei paesi europei significativi come la Francia e l'Italia che hanno avuto, a distanza di tempo l'uno dall'altro, hanno avuto un chiudersi della possibilità di espressione sempre maggiore. L'Italia, come spesso succede nella storia, è stato un antesignano, perché in realtà i conflitti di interesse e i processi di monopolio, di duopolio, si sono verificati in Italia già 30 anni fa. In Francia il processo è arrivato più tardi, ma quando è arrivato la presenza di gruppi come che sono stati citati come Dassault, Lagardère, eccetera, stanno producendo conseguenze simili. La differenza che riguarda tra Italia e Francia può essere quella che in Italia non abbiamo soltanto questa presenza di gruppi maggioritari, gruppi privati maggioritari, ma abbiamo anche il proseguire di un conflitto di interesse che riguarda in prima persona il Presidente del Consiglio e che è lontano dall'essere risolto, perché il Parlamento ha avuto occasione
negli ultimi 20 anni di affrontarlo varie volte, e nell'uno o nell'altro schieramento hanno deciso di affrontarlo e di risolverlo. E quindi c'è questo ulteriore elemento che in Francia non c'è, perché non abbiamo Sarkozy presidente di un gruppo mediatico, anche se ha una certa influenza sui vari gruppi. D'altra parte, noi in Italia siamo di fronte allo scandalo veramente molto grave, al di là del conflitto di interesse, per cui perfino sul piano delle frequenze non vengono attuate le sentenze della Corte di Giustizia Europea, e un gruppo televisivo che ha vinto tutti i processi e tutte le contese per avere le frequenze, cioè Europa 7, continua a non averle, mentre c'è un'altra televisione privata, Rete 4, che abusa di quelle frequenze a cui non aveva il diritto. Quindi in Italia, bisogna dire, noi abbiamo sempre il meglio del tutto da questo punto di vista. Abbiamo da una parte sicuramente una delle costituzioni più avanzate del mondo, ma dall'altra abbiamo sul piano delle leggi e della politica pratica una situazione di particolare contraddizione e arretratezza. Quello che tuttavia si pone in questo momento è effettivamente quali saranno le peculiarità di un futuro dei media. Prima di tutto bisogna dire, e nel libro soprattutto Ramonello dice con grande chiarezza, io sono molto d'accordo con quello che dice il direttore del Diplomatico, cioè bisogna dire che oggi è impossibile parlare di democrazia compiuta, sia negli Stati Uniti, sia in Europa, sia in tutto l'Occidente, perché non c'è dubbio che la concentrazione mediatica, l'influenza che viene esercitata soprattutto dalle televisioni sulla cultura e sulle emozioni degli spettatori, fa sì che parlare di eguaglianza dei cittadini, di possibilità di partecipazione democratica alla vita politica e così via, diventa estremamente difficile. Secondo me è poco dire che siamo di fronte a una democrazia liberale. A me sembra che siamo lontani da qualcosa che possa definirsi democrazia, perché se 70 anni fa bisognava avere a disposizione delle milizie private o dei carri armati per raggiungere il potere, oggi lo stesso potere, forse di più, lo si raggiunge attraverso il controllo delle comunicazioni. Da questo punto di vista noi siamo in una situazione, non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, che è lontana da quella di una democrazia moderna, e siamo a una distanza abissale da quello che, per esempio, in Italia la Costituzione repubblicana dice. Quando lei citava Lelio Basso alla fine del suo discorso, mi veniva in mente, io ho conosciuto bene Lelio Basso, ho fatto delle cose con lui, quindi me lo ricordo bene, e voglio dire, Lelio Basso diceva quelle cose in un momento in cui nel nostro paese sembrava ancora possibile che ci fosse una sinistra e che questa sinistra avesse un'influenza rilevante sulla politica italiana. Oggi, ahimè, siamo molto lontani da quel periodo.